Ma buongiorno e bentrovati in diretta. Oggi il buongiorno ve lo do dal mare. Una giornata bellissima. Adesso ve la faccio vedere, così siete un po' con me qui al mare. Eccoci qua. È una giornata stupenda, molto calda, e proprio per questo ho pensato di preparare assieme a voi dei gelati. Sono dei gelati facilissimi, veramente molto buoni e soprattutto farete un figurone perché sono carini da matti da vedere. Sono dei biscotti, li faremo al gusto di panna, poi dopo mentre li prepariamo magari diamo anche un po' qualche alternativa. Nel frattempo verifico se il collegamento è partito e soprattutto vi chiedo se mi date un feedback se l'audio si sente bene. Allora, aspetta che diamo un'occhiata vicino un po'. Buongiorno Paola, Alessandro, buongiorno. Fatemi sapere se l'audio è buono perché sono appunto fuori casa, sono qui al mare, quindi non so la connessione se funziona bene, ma immagino di sì. Allora, per vedere a pieno campo, vi basta trascinare un po' i messaggi sul lato di destra. Buongiorno Valentina, eccoci. Allora, direi che possiamo cominciare. Come vedete qua abbiamo un po' di ingredienti. Abbiamo dei biscotti secchi, un po' di granella di pistacchio, granella di nocciole, della crema spalmabile al pistacchio, un po' di Nutella e questa è un po' la base per prepararci questi gelati. Li faremo proprio in 10 minuti, vedrete che poi una volta fatti direte non compriamo più i gelati, ce li facciamo. Ecco qua, vediamo se riesco a trascinare un attimo i messaggi. Sì, ecco così abbiamo il campo libero. Allora, vi serve uno stampo, questo è uno stampo da plum cake, più o meno dovrebbero essere un 20 centimetri. Quindi cominciamo con lo stampo e andiamo a foderarlo con della pellicola. Io adesso ho già tagliato qualche foglietto, eccolo qua. E andiamo a rivestire la nostra teglia. Perché? Perché così quando saranno congelati riuscirete ad estrappolarli facilmente. Allora ne mettiamo due in modo da coprire bene tutto quanto. Ecco qua, quindi questo è un modo proprio per poter lavorare meglio e averli anche più precisi. Ecco qui. Com'è da voi il tempo? Qui c'è una giornata favolosa, un caldo pazzesco, ma giustamente insomma è estate. Allora, ecco qua, vedete, abbiamo rivestito così lo stampo. Allora, io le dosi che vi do oggi sono per 6 biscotti, quindi utilizzeremo dei biscottini secchi. Io prendo questi rettangolari che si adattano perfettamente allo stampo. Volendo si possono anche utilizzare dei biscotti rotondi, però poi dopo dovete farcirli a mano e quindi magari vi vengono un pochino meno precisi come immagine. Allora io adesso riempio lo stampo e poi ve lo faccio vedere. Ecco qua, guardate, ci stanno giusti giusti, vedete? Sono 6 biscottini, li appoggiate così. Questa è la base dello stampo e l'abbiamo preparato. Ora, aspetta che vi leggo nel frattempo. Antonio, buongiorno. Eccoci. Allora, vi porto un attimo con me a prendere la panna che ho appena montato. Ce l'ho qua in frigo. Aspetta che vi porto con me. Andiamo a prendere la panna. Praticamente questa è una panna fresca che ho appena montato, così vi risparmio un po' il rumore del frullino. Sono 250 grammi, questa è la dose per fare 6 biscotti. Poi andiamo ad aggiungere del latte condensato per addolcirla, se ne mette 125 grammi, quindi più o meno un due terzi del tubetto. Io ormai faccio anche ad occhio perché ne ho fatti talmente tanti quest'estate che oramai la dose ce l'ho praticamente ad occhio. Ecco qua. Quindi 125 di latte condensato e 250 di panna montata fresca. Ok, io non uso quella vegetale, uso quella normale perché secondo me viene più buona. Allora, adesso mescoliamo il tutto e voilà, abbiamo praticamente completato la farcitura. Allora, diciamo che questi saranno dei biscotti al gusto di panna, però volendo, se vi piace o volete fare una varietà di gusti da portare in tavola, potete aggiungere ad esempio delle gocce di cioccolato, oppure, non so, ad esempio degli Oreo sbriciolati, o ancora delle meringhette, o se volete farli a base di frutta, vi basta aggiungere magari dei pezzettini di fragola, dei frutti di bosco, insomma, poi a fantasia, diciamo, si può completare o aggiungere alcuni ingredienti a piacimento. La base è questa.
Allora, mescoliamo bene bene in modo da zuccherare questa panna e andiamo a versarla sul nostro stampo. Andiamo a riempirlo proprio bene tutto, quindi lo versiamo e poi andiamo a livellarlo. Allora, io qui al mare spatuline non ne ho, lo faccio a cucchiaio, ok? Ecco qua. Quindi in un attimo, come vedete, la farcitura è fatta. Andiamo a livellare bene bene in modo da riempire tutti gli spazietti, vedete? Adesso la vado a spalmare e poi si vanno ad appoggiare sopra questi altri biscotti proprio per chiudere il nostro biscottino. Allora, ecco qua, lo abbiamo livellato, adesso ve lo faccio vedere, vedete? E adesso semplicemente andiamo ad appoggiare altri 6 biscotti, quindi in tutto vi serviranno 12 biscottini. Qui potete scegliere ovviamente la marca che più vi piace. Questi sono dei biscotti secchi con un po' di burro e quindi sono sicuramente molto adatti. Ecco qua, vedete? Quindi in un attimo praticamente li abbiamo preparati. Ora cosa si fa? Si socchiude un po' e si va a mettere nel freezer. Allora, minimo ci devono stare 5 ore. Io direi magari li preparate la sera, così poi il giorno dopo sono pronti per essere tagliati. Adesso vi prendo quelli che ho fatto ieri e andiamo a decorarceli. Andiamo in freezer. Vi accompagno con me. Eccoci qua. Andiamo a recuperare quelli che avevo preparato. Così vi faccio vedere come diventano. Ecco qui. Io li ho già tolti dallo stampo. Li ho già tolti dallo stampo perché ne avevo solo uno di stampino e quindi ecco qui. Allora adesso li sgusciamo, come vedete si sono ben congelati e adesso passiamo alla decorazione. Prima li tagliamo, quindi li dividiamo e poi andiamo a prepararceli. Allora togliamo anche questi che sono di sovrappiù, ci prendiamo i nostri ingredienti, granella di pistacchio e granella di nocciole, un po' di Nutella e un po' di crema spalmabile e poi mi servo del piattino da portata. Ora prendiamo un bel coltello di quelli che tagliano bene, vediamo se ce l'abbiamo uno a disposizione, eccolo qua. Ok, adesso vi basta semplicemente dare un taglio dove praticamente già ci sono le sezioni dei biscotti e così vi vengono perfetti. Adesso loro si sono ben congelati, facciamo un po' di pressione ma si tagliano abilmente. Vado a tagliare, ok, magari ve ne faccio vedere giusto qualcuno. Ecco qua, vedete, questo è il biscottino, proprio vi viene proprio perfetto perfetto. Adesso dai, tagliamo ancora uno, ne facciamo giusto 4. Se riusciamo a tagliare anche l'altro, ormai a questo punto li finiamo e poi ce li mangiamo, che dite? Ecco qui. Allora, prendiamo un coltello per spalmare la crema. Eccolo qui, apriamo le nostre creme. Vi piace? Cioccolata, pistacchio. E poi volendo, se trovate anche la cioccolata bianca, si può fare anche con quella. Quindi, biscottino, prendiamo un po' di Nutella e andiamo a spalmarcela proprio qui sopra, vedete, così, e poi dopo si immerge nella granella di nocciole e guardate la meraviglia, guardate che bontà, vedete, oltre che buoni sono anche molto graziosi. Quindi adesso ne abbiamo fatto uno così, adesso ne prendiamo un altro di coltello e facciamo con il pistacchio. A voi quale piace di più? Pistacchio, Nutella, semplici, comunque sono ottimi anche per i bambini come merendina, almeno sapete insomma cosa avete utilizzato. Poi sulla scelta delle creme spalmabili ovviamente ognuno prende quello che più gli piace, ma così quando avete visto come si fa è talmente semplice e veloce. Guardate un po', ecco qua, ben che fatto. Questo biscottino al pistacchio, ecco, lo posizioniamo qua, ne facciamo ancora 2, veloci veloci, avete visto, proprio è una cosa
da niente. Uno tante volte pensa, ma insomma è complicato, ci vuole troppo tempo, invece no, alla fine vedete è tutto molto molto facile e molto veloce. Eccoli qua i nostri biscottini. Comunque ragazzi, quando presentate biscottini homemade, credetemi che gli amici restano molto colpiti. Ecco qua, stasera noi ce li mangiamo, li sto preparando, che stasera ho giusto una cena, facciamo assaggiare anche i miei ospiti. Poi ovviamente quando preparerete i biscottini mi fa un sacco piacere se mi inviate la foto e mi dite un po' cosa ne pensate. Ecco qui. E quindi andiamo a servirceli. Eccoli qua i nostri biscotti homemade. Avete visto, veramente in un lampo si preparano. Adesso poi io mi completo anche gli altri due. Bene ragazzi, io vi ringrazio dell'attenzione e ci vediamo alla prossima diretta. Nel frattempo vi auguro una buona giornata e aspetto le foto dei vostri dolcetti. Ciao ragazzi!